Eccoci di nuovo, oggi siamo in Ucraina e facciamo un breve trasferimento da due piccoli aeroporti, che sono ovviamente ex aeroporti militari, con un modello che è l'Aeroplat 22. Ora ve lo faccio vedere. Aspettate un secondo, eccoci qua. Eccoci qui. E questo è l'aeroporto che è stato realizzato con il aspettate, aumento un pochino l'audio, che è stato realizzato con il progetto Welfare Estremo. Un secondo, ok, eccoci qua. Vedete intorno a noi è una zona ovviamente di guerra. Vedete, ci sono le jeep. Poi ci sono i blindati, dietro qui c'è l'M113 che è un trasporto truppe, questo è ovviamente l'Aeroplat 22 con la livrea, questa qui vedete che viene usata realmente dall'aviazione l'Air Force ucraina, vedete, infatti c'è anche scritto Ukrainian Air Force, e poi Ermanno, che è il mio istruttore, ha messo qui, vedete, i lanciamissili per proteggere il campo, e questi sono, non sono cinesini normali, ma sono veramente sono i contenitori, quelli lì come del petrolio, sono come si chiamano, i bidoni, questi qui, ora vi li faccio vedere, vedete, interrati, perché in tempo di guerra giustamente non si trovano chissà che. E in lontananza ci sono i carri armati, vedete, che proteggono il campo. E ora vi faccio vedere se mi riesce. In lontananza, vedete, ci sono anche. Ora ve lo faccio vedere. Sono nell'altra pista ora io. Vedete, ci sono in lontananza gli aerei, che sono. Questi sono aerei civili, le Antonov 24, e questi sono i MiG, che sono qua pronti a partire, perché questa è comunque una pista. Ora ve la faccio vedere dall'alto. Un secondo, eccoci. Ho fatto dei piccoli giri prima vedete, sono due piste. Ora stiamo partendo verso nord, da quella più piccola, tanto per questo aereo va più che bene, e ci dirigeremo. Ora ve lo faccio vedere dalla mappa. Un istante, dove siamo? Eccoci, ecco, questo è l'ambulanza, vedete, il carro armato, ora lo chiudo, questo è l'M113, vedete, è un mezzo blindato, però non ha grandi armi, tranne che una mitragliatrice. Questo è l'Antonov 26, e questo, cioè, poi ci sono quelli che ha messo in mano, sono i T-64, che sono dei carri armati di origine sovietica, dei bestioni da 40 tonnellate, e praticamente noi avremo come base finale di arrivo l'aeroporto di Sumy, che è ovviamente un aeroporto abbastanza grosso, che però serve una città piccola, Sumy. Vi faccio vedere anche quanto è grande Sumy, vediamo quanto è come città. C'è. Ok, 250.000 abitanti, più piccola di Firenze, e che ve la faccio vedere dalla mappa. Un istante, eccoci. Un istante. Che sarebbe questo l'aeroporto di Sumy, quello del ritorno. Questo qua. Allora, aspettate un secondo. Eccolo qua, infatti c'è scritto anche Sumy. E questi qua in realtà sono piccoli campi volo. Ora i nomi ve li trovo con le coordinate su allora Google Maps, si sì, circa allora, Sumy Ucraina Oblast, ok, questa è la città di Sumy. Ok, poi mettiamo mappa satellitare, poi mettiamo eccolo,
Kingston Cove è questo aeroporto qui, vedete, da dove noi partiremo. Vedete le due piste, questa più piccola dove noi siamo messi qui per ora, e partiremo verso nord per poi virare per Prua 49 e l'arrivo sud Suska Oblast, eccolo qua, la città di Suska, che è in Russia ovviamente, questa, vedete c'è scritto Russia. Andiamo a fare solo un breve volo di trasferimento e non possiamo nemmeno stare troppo, se no poi rischiamo di essere bombardati. E questo è l'aeroporto che Ermanno anche questo ha riprodotto, vedete la pista è proprio ormai diventata in pratica terra, non è stato, c'è il campadato, e qui c'è, vedete la mappa, il satellite ha ripreso le installazioni, che ovviamente sono ovviamente fatiscenti perché è una zona che non è più utilizzata come un servizio commerciale praticamente. Allora vediamo, e questo è il campo, è un campo volo infatti, questo non è proprio un aeroporto, è proprio un piccolo, vi faccio vedere anche la pista, sono, guarda subito distanza, ok distanza sono 630 metri, quindi sarà tosto, insomma non sarà proprio uno scherzo atterrare. Allora proviamo a fare sto volo, busso l'orologio ovviamente, ci proviamo, non garantisco niente, vediamo, un esercizio anche per me. Qui Suz, vedete è indicato, quindi non dovremmo perderci più di tanto. Ora considerate che in zona di guerra il GPS non funziona, però io comunque sia con stereo ho comunque il, allora mettiamo le luci di, ecco, luci di decollo, di landing light, diamo motore. Ok, compensiamo. Aspettate, non mi ha preso il controllo. Ok, si abortisce il decollo. Non mi ha preso il controller all'inizio. Ha avuto ritardo a causa della mia linea, perché sono connesso a distanza dal mio computer, e questa è la forza del progetto WFR Estremo. Ok, ora ci giriamo. Ok, eccoci qua, pronti. Allora, rientriamo in pista. Ok, freniamo. Siamo allineati, altimetro settato. Chiamo il motore, ok. Tanto questo decolla subito, questa pista è, per questo aereo qua è assurda, cioè nel senso va, già sto senza flap, già sono decollato, tanto sono solo io a bordo. E vediamo per Prua, guardate che bella, l'Ucraina, questa non va a vedere nessuno, nessun flight simulator 2024 lo fa vedere. Allora, siamo a già 1000 piedi, possiamo ridurre un po' l'assetto, ok. E abbiamo volendo anche il GPS, che però non si dovrebbe usare. Allora, ok, ora facciamo una cosa, lo apro anche qua, perché se l'ho aperto anche sul mio, ok, apriamo anche qua. Ok, così abbiamo una stima migliore di dove siamo. Aspettate, perché facendo tutte e due le cose in una. Ok, ora dobbiamo mettere ovviamente Prua 0,50, dobbiamo mettere un po' meno ora perché siamo usciti fuori rotta. Continuiamo la salita, ora possiamo fare un pochino livellare.
metto il trim, ok. Ora possiamo mettere landing light off, aspettate mi sposto, landing off, ok. Guardate il suolo come ben con le tights a alta definizione reali presi da satellite, siamo in rotta. Ora dobbiamo, abbiamo anche il nostro percorso, guardate che bello come hanno aggiornato anche il Navigraph Charts SimGriff, il software, ottimo. Ora abbiamo anche la nostra rotta, ok, benissimo, ok, viviamo. Ok, e dobbiamo guardare il suolo ora. Andiamo un po' più di moto. Ok, siamo arrivati, siamo alla quota che vogliamo. Siamo a 2500 piedi. Siamo ovviamente in volo non sulla 1013 ma sul QNH locale. Tanto va bene, è pianeggiante qui la situazione. Aspettate un secondo. Ok, perché ho la linea lenta purtroppo oggi. Ok. Guardate che bello, entriamo nella nuvoletta. Ok, ora vediamo un po' la rotta. Siamo a posto. Ora dovremmo raggiungere un centro urbano piccolo davanti a noi. Vediamo se c'è veramente. Manteniamo prua. Ok, quota. Ok, un piccolo, piccole collezioni. Possiamo dare. Un po' più, ok. Guardate il logo che bello del WFR estremo. E ora quindi siamo in volo, qui c'è la zona verde, ecco il centro urbano, guardate, guardate come dice la mappa, guardate qui che precisione. Abbiamo anche dei software ovviamente che ci possono essere d'aiuto. Vedete il centro urbano, noi ci dobbiamo andare verso, quindi dobbiamo usarlo come punto intermedio di rotta. Ok, e poi teniamo più a 0,50. Considerate che la bussola ha un ritardo, quindi useremo la funzione del GPS che ci dà la prua, perché purtroppo per effetto, non vi sto spiegando, vi sto a tiriare, giroscopico, comunque abbiamo che la bussola viene molto influenzata da quello che è i movimenti, l'accelerazione dell'aeroplano. Purtroppo c'è la linea lenta, speriamo bene. Trimiamo, ok. 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 Aspettate un secondo. Infatti, aspettate un secondo. Ok. Allora, torniamo in rotta. Abbiamo fatto un po' zigzag. Allora, ora ci teniamo per logica, prua, per tornare in rotta, ci teniamo prua 020, 030 per un po'. Ok. Ok, ce la teniamo un pochino e poi vediamo. Guardiamo da fuori. Ora dobbiamo incontrare delle strade, ok? Quindi dobbiamo guardare davanti a noi, c'è due strade che si quasi incrociano sulla nostra sinistra. Lì vedo.
Infatti qui abbiamo un piccolo centro urbano e ci dobbiamo passare sopra e lo usiamo come punto di riferimento. Ok, lo sorvoliamo e poi mettiamo quello 050 come si fa nella realtà. Ora non mi sono preso i tempi, tutto dovrebbe fare ovviamente uno stimato per avere delle... Ok, ora piano piano vediamo. Ok, guardiamo questo. Ok, ok, dobbiamo tenere 049, va bene, vai, dovremmo essere ridotto abbastanza, metro più, metro meno. Sì, ci siamo. Ora dobbiamo incrociare la strada sotto di noi. Vai, rotta. Allora, quindi andiamo giù. Ecco la strada. Guardate se è accurato. Ecco la strada. Perfetto. Stiamo a... Siamo a 2000 piedi, siamo un po' scesi. Ok, saliamo un pochino. Ecco la strada. E ora dobbiamo andare ancora dritti. Con che angolo? Allora, vediamo. Ok, devo mantenermi più a sinistra. Ok, perfetto. Metto tutto il motore, cosa non facciamo prima. Ora abbiamo un'altra singola strada davanti a noi. Ok, vediamo dove. È quella forse, questa qua. E caspita, dura per il motogiroscopio dell'elica, che è normale. E poi niente, poi abbiamo una strada molto grossa. È una strada, vero? O una linea ferrata? No, sembra più una linea ferrata sulla nostra destra. Va bene, vediamo. E poi andiamo a questo centro abitato. Grosso. Ok, ora ci rimettiamo in rotta. Ok, vediamo. Ok, eccoci qua in rotta di nuovo. È perché purtroppo bisogna fare cose in sincrono, è un po' difficile. Allora, manteniamo sta rotta fino ad arrivare dritti dritti sul centro abitato. Poi lo superiamo contenendo sta prua. Quindi stiamo perfetti. Ora se no dobbiamo scendere un po', tolgo il motore. Manteniamo sta prua, mi tengo questo. Ok, infatti non stiamo mantenendo la prua. Ok, ora la stiamo mantenendo. Trimo, perché stiamo salendo troppo, dobbiamo stare un po' più bassi per evitare di farci notare. Volendo ora possiamo scendere anche a 2000 piedi, tanto... Guardate i campi con i piccoli... cos'è quello? È un piccolo spiazzo, ok, come sono riprodotti fedelmente. Ok, ora dovremmo passare fra un po'
c'è un piccolo centro abitato sulla nostra sinistra e poi una la linea ferrata e poi siamo arrivati. Quindi ok, possiamo scendere ancora così vediamo meglio il suolo. Un piccolo centro abitato, non lo vedo però. Guardate come è riprodotto bene. Noi stiamo seguendo proprio la mappa satellitare, perché queste sono le foto da comunque. Ok, manteniamo prua. Ah no, tengo fisso la colonna la. Ok, ora abbiamo la linea ferrata fra un po'. E poi dovremmo vedere questo grosso centro abitato, vabbè, vediamo. Manteniamoci qui sulla sinistra, vediamo. E c'è una strada anche. La strada è quella lì. Vedo una strada. Eccola qua la strada, è iniziata. La strada, possiamo seguire la strada, qua. Seguiremo la strada noi. Ok. Seguiamo la strada. Ci conviene perché ci porta praticamente dritti. Allora, ok. Abbiamo perso il controllo, ok, va bene, siamo a 1500, vuol dire non scendere di più. E ora ci seguiamo la strada, siamo a 1500, va più che bene. Ok, vediamo, perché dobbiamo sempre mantenere prua. Ci seguiamo questa, ok, belli belli. Ok, ci seguiamo la strada, che ci porta proprio dritti dritti dove vogliamo andare. Eccoci qua. Vai. Ok. Guardiamoci le macchine da vicino. Ecco la linea dell'alta tensione. Occhio Javi. Ci siamo passati sopra. Guardate anche il traffico come è riprodotto bene. Stiamo andando a 75 nodi, la velocità di una macchina autostrada praticamente. Acceleriamo. Ok, li superiamo. Aspettate un secondo, ecco, ok, la linea lenta. Risaliamo in quota, prendiamo quota. Quanto ci abbiamo? 4 nodi da 260, va bene, poco. Tiriamo su. Ok, allora ci prepariamo. Allora, ci mettiamo trim. Ci siamo. Ci manteniamo 1500 direi. Ok, mettiamoci un po' qua. Ok. Togliamo un po' di motore. Ecco la città. Perfetto. E sto campo dovremmo vederlo poco dopo. Seguiamo la strada mantenendo prua. Ok, manteniamo sta strada e dobbiamo trovarcelo di fronte, tecnicamente. Ma speriamo. Esserci c'è anche qui, quindi comunque è un aeroporto realmente esistente, perché vedete c'è la pista non fatta da me ovviamente. Ah ok, quindi dobbiamo andare oltre. Ok, questo è il centro abitato. Noi dobbiamo seguire la strada. Aspettate, se no ci si perde. Quella lì penso sia, sì, perché dobbiamo mantenere la prua 0,50.
Ok, guardate come è ben riprodotto anche questo piccolo centro abitato in Russia. Ok, vediamo. Ecco la strada. Ok, si chiama la strada. Eccola. E questo campo dopo quanto è? Aspetta. Dopo un po' tutto dritto, va bene. Quindi dobbiamo mantenere prua 0,50. Quindi manteniamo, intanto ci mettiamo sopra. Sopra la strada e poi manteniamo prua 0,50, ok. Vediamo. Vorrei fosse quella la pista. Togliamo il motore. E penso di sì. Anche facile, solo che dovrebbe essere tipo terra battuta, asfalto, era una volta asfalto. Eh sì, è questa. Eh sì sì, ci siamo. Qua infatti la terra battuta. Ottimo atterraggio, devo dire. La mezzeria, queste sono le luci, non ci ha messo per facilitarci anche le luci di mezzeria, però in realtà non ci sarebbero, lo fa sempre per aiutare a individuare le piste. Ok, guardate che bello, guardate cosa ha fatto, tutti gli elicotteri con tutte le jeep. Ok, facciamoci un giretto, guardiamocelo da fuori, spaziale, guarda lì. Cavolicchio, guarda là. Allora, questi sono due piccoli edifici, ok. E poi ci sono gli Antonov, Antonov 2, vediamo che c'è qua. Eccoli qua, l'Antonov 26, quello penso sia il camion dei pompieri russo. Ok, questi sono i mezzi ambulanza e ora ce ne torniamo in pista. Guardiamo un secondo dall'alto, aspettate, metto pausa. Questa è la prima parte, eccoci, infatti guardate, siamo, vedete la via di rullaggio. Ok, noi dovremmo fare questa praticamente, quindi noi dovremmo diamo motore. E beh, ora ci sono i mezzi militari venuti in mezzo, però dovremmo in teoria. Poi c'è la recinzione qui, ok.
Allora, finisce qui la prima parte, ora ci rivediamo poi nella prossima per fare l'altro tratto da dentro il cockpit. Ora guardo se è cambiata la pressione. Tempo. Sì, 1023, sì, è cambiata. Siamo a 620, 40, 60 piedi, ok. Benissimo, a dopo.